questi bellissimi e commoventi ricordi. A me tocca purtroppo un compito accademico e quindi spero che non vi annoierete, perché naturalmente qui la commozione è messa da parte e invece si cerca in qualche modo di esaminare la figura dei BPR e quella di Rogers in particolare all'interno, diciamo, di quello che è la nostra eredità. Io credo che in questi ultimi 40 anni ci sono state molte energie della critica e della storiografia dell'architettura moderna che sono state applicate in modo molto sofisticato a soggetti più svariati, anche i più minuti, ma nessuno ha dedicato allo studio BPR un lavoro che sia ampio e convincente, almeno come quello che era stato alla fine degli anni 60 il lavoro di il libro di Ezio Bonfanti e di Marco Porta, che proprio quest'anno Oepli ha fortunatamente riedito. Si tratta anche di un'osservazione autocritica, ovviamente, perché lo studio BPR è stato decisivo nella mia formazione personale e in particolare io considero Ernesto Rogers come il mio più importante maestro. Ma bisogna anche chiedersi, credo, perché molto poco sia stato detto intorno ad una personalità come quella di Rogers, che fu certamente il tramite fondamentale tra le generazioni dei grandi maestri del moderno e la condizione di incertezza nelle interpretazioni, nelle rivendicazioni delle appartenenze, eccetera, della mia generazione, nelle sue differenze, non solo in Italia. Ancor più sarebbe abbastanza importante parlare oggi, quando, al di là della successione di diversi stili, dei revival stilistici di vario tipo, prima storici, poi nei confronti del linguaggio dell'avanguardia, ci troviamo completamente immersi ancora nell'ideologia postmoderna, in quanto l'architettura ha assunto, nella generalità dei casi, il ruolo di rispecchiamento conveniente del capitalismo compiuto, delle finanze, dei consumi e della globalizzazione come nuova forma di colonizzazione, come gli unici valori. Tutto ciò contro la costituzione di ogni distanza critica rispetto allo stato delle cose, contro le possibilità straordinarie che sono offerte proprio dalla globalizzazione stessa, che potrebbe invece rappresentare un grande serbatoio di valori proprio in quanto un grande serbatoio di differenze. In occasione del centenario della nascita di Lodovico Barbiano di Belgioioso e di Ernesto Rogers, molte sono state le manifestazioni che si sono tenute in Italia, e questo da Trieste a Roma, Venezia, Parma, oltre che qui a Milano in questi giorni. E io spero che da questi nasca, al di là della dovuta, diciamo, commemorazione, un nuovo testo convincente intorno al contributo importante di BPR all'architettura non solo italiana ma internazionale, a partire però dallo sguardo di oggi. E sarebbe importante parlare soprattutto di Rogers, a cui io in particolare dedicherò questo mio intervento, anche affinché le generazioni più giovani, nel grande afflusso delle informazioni sofisticate, indifferenziate, non corressero il rischio di ammucchiare insieme, almeno per quanto riguarda la storia dell'architettura italiana dell'ultimo secolo, Albini e Fagnoni, Terragni e Piacentini, cioè affinché la distanza storica non confondesse ma favorisse la distinzione degli orizzonti, dei valori, delle prospettive e dei giudizi. Non vi è dubbio che Rogers fu la persona che in qualche modo insegnò a leggere e a scrivere la sua generazione, oltre che a viaggiare, a comunicare, in un tempo in cui il viaggiare e il comunicare non avevano un'importanza mercantile o turistica solamente, ma un'importanza strutturale per quanto riguardava la formazione di un architetto. Cioè a capire l'importanza della cultura come fondamento e non come impedimento del fare. Egli fu la figura che mise in evidenza più di ogni altro l'importanza per la pratica artistica dell'architettura di porre la responsabilità dell'intellettuale accanto e a fondamento di quella del professionista e dell'artista. E quindi la necessità della presa di coscienza dei principi su cui pensare, su cui appoggiare il proprio fare.
Non per nulla il modello storico a cui egli faceva continuamente riferimento era quello di Leon Battista Alberti, intellettuale, architetto, forse il più grande teorico dell'architettura e non solo quella del Rinascimento. In sostanza, Ernesto Rogers fu l'unica personalità dell'architettura moderna italiana, con Edoardo Persico, anche se in un modo del tutto diverso e con pochi altri, in grado di pensare che fosse necessaria, proprio per la costruzione del progetto, una profonda riflessione critica intorno ai principi del razionalismo internazionale e del progetto moderno, ed un nuovo confronto continuo con la realtà storica. E questo diviene ancor più indispensabile oggi, nella nuova condizione proposta dalle trasformazioni economico-sociali degli ultimi 30 anni. Intuire, cioè, che comunque la questione doveva essere posta in termini di riflessione critica positiva intorno ai fondamenti e ai metodi del moderno e che tra tali fondamenti il problema della storia e quindi della realtà del presente e delle sue possibilità era un elemento strutturale che doveva trovare il suo luogo come materiale fondamentale del progetto. Rogers, lo dico soprattutto per la generazione giovane e non per quelli che l'hanno conosciuto personalmente, era nato nella Trieste mitteleuropea, quella di Sveo, di Saba, da un padre inglese, il quale padre inglese Romeo, che è stato ricordato, era amico di Joyce e insegnava in quegli anni alla Berlitz School. La famiglia si è spostata per delle ragioni di lavoro a Milano, a Roma, in Svizzera tedesca, poi ancora a Milano, e quindi Ernesto è cresciuto così naturalmente internazionalista e poliglotta. Comincia a studiare a Milano architettura nel 1927, fino al 1932 incontra i suoi futuri associati, che sono Gianluigi Banfi, Lodo Belgioioso e Aurel Peressuti, e comincia a lavorare con loro. Non si può dimenticare che il lavoro in equipe è stato per Ernesto Rogers, al di là di ogni aspetto di rassicurazione psicologica, che per lui era importante, soprattutto una dichiarazione di fedeltà proprio ai principi del movimento moderno, quelli proposti da Walter Gropius intorno alle questioni di metodo, ma soprattutto intorno alla responsabilità civile, artigiana, collettiva del lavoro di architettura. I temi fondamentali dell'internazionalismo e della condizione specifica, insieme alla curiosità intellettuale per le alternative proposte dalla cultura, sono ben presenti sin dall'origine negli interessi di Ernesto Rogers ed attraverseranno tutta la sua vita. Ed è qui opportuno ricordare che queste azioni di critica positiva all'interno dei principi del movimento moderno, come sia stata puntualmente sperimentata da Rogers con continuità anche sul piano del tavolo da disegno, nel costante dibattito positivo con gli altri del gruppo, come ha ben ricordato Dorfles proprio in un articolo che è uscito oggi sul Corriere della Sera. I lavori del gruppo BPR tra il 1932 e il 1937 attraversano, come noto, un problema italiano, del razionalismo italiano, della relazione tra razionalismo e fascismo, coniugando tale relazione da un lato con l'idea del ritorno all'ordine, che era una specie di parola d'ordine che ha attraversato tutta la cultura europea degli altri 20 e 30 del XX secolo, naturalmente, anche in un desiderio di superamento di quello che sembrava in quel momento l'eredità di una concezione romantica del soggetto, anche nelle stesse avanguardie. Da un altro lato, poi, vi è la speciale carattere del razionalismo italiano, e sarebbe interessante aprire una discussione, però molto complicata, intorno alle posizioni culturali di BPR, diverse anche da quelle delle dichiarazioni fatte dal gruppo 7 pochi anni prima, nel 1927, le quali interpretano sempre la regola proposta dal movimento moderno non come metodo ma come sublimazione delle regole della classicità. E non è un caso che nella prima metà degli anni 30 Rogers collabori con Quadrante, che era una rivista diretta non da un architetto ma da un letterato, da Massimo Bontempelli, con proprio realismo magico, a cui collabora anche Bardi, una parte della cosiddetta sinistra del fascismo di quegli anni. Questi aspetti si confrontano poi con le diverse fasi delle ideologie del fascismo, da rivoluzione populista, del nuovo ordine, della modernizzazione e del regime autoritario, e poi, dopo la svolta del 1937, del suo sposalizio con gli assurdi ideali imperiali.
Qui è necessario anche ricordare, sia pure schematicamente, la complicata condizione della cultura architettonica di quegli anni in Italia. Ricordare l'esistenza di movimenti come i Valori Plastici, come il Novecento, con tutte le proprie differenze interne, da Muzio a Ponti, sino a De Finetti, che era un allievo di Rose, a confronto con quella invece romana di Piacentini, della rivista Architettura, che era iniziata proprio nel 30, con la sua simpatia nei confronti del modernismo tedesco, del modernismo moderato tedesco, cioè una modernità, quella italiana, in discussione e in bilico sempre provvisorio. Quando i BPR, essi appartengono sia pure ai BPR, con una differenza di pochi anni, ad una generazione successiva. Cominciano con la Casa degli Sposi nel 1933 e poi con altre cose prima, con il lavoro che è già stato ricordato del piano di Pavia, come una città cooperativa. Un modo di interpretare anche l'aspetto popolare del fascismo, se volete. Poi la partecipazione al concorso del Palazzo di Torre del 34, ma anche con un diversissimo spirito contrario a questo, al celebre piano della Valle d'Aosta del 36, insieme a tutto il gruppo dei primi razionalisti italiani, istituendo un nuovo tipo di solidarietà, già questa volta oppositiva. E la data del 37 credo che sia la data cruciale. Da un lato, dopo la triennale di Pagano del 36, per le medaglie d'oro, di Persico, eccetera, la cultura del fascismo sceglie decisamente il monumentalismo romano, che investe anche le trasformazioni in questo senso di alcuni protagonisti del Novecento milanese. Il 37 è la data della scelta definitiva dell'alleato nazista e delle leggi razziali. Nel 1935 Rogers era entrato a far parte dei CIAM e nel 37 all'Expo di Parigi aveva stretto una particolare amicizia con Corbusier. Da un altro lato, fatta eccezione forse nel caso di BPR per il bel progetto delle poste delle 42, le scelte dei razionalisti italiani cominciano a muoversi verso un nuovo interesse nei confronti della specificità dei contesti. Il libro di Pagano, L'architettura rurale d'Italia, è proprio di quegli anni. E non vi è dubbio che un'opera come la colonia elioterapica di Legnano, insieme ad altre come il dispensario antitubercolare di Gardella, alla sede della società ippica di Carlo Mollino e anche in parte anche alla stazione di Firenze, possono essere considerate già alla fine degli anni 30 come un manifesto diverso di un nuovo atteggiamento critico. Si tratta di un atteggiamento che fa posto alla memoria, all'attenzione per le condizioni contestuali, soprattutto nei confronti dell'architettura popolare o rurale, come si diceva allora, anonima, antistilistica, ma anche nei confronti del tema della storia e della propria posizione nei confronti della storia, che condurrà i BPR secondo un filo del tutto continuo nel dopoguerra sino alla Torre Velasca. Tutto questo è reso possibile nel caso di Rogers da un distacco netto dall'idea di moderno come stile, e qui voglio ricordare ancora una volta come proprio Leon Battista Alberti, nella sua definizione di architettura all'inizio del trattato, non parla mai né di stile né di bello estetico, ma anche la lontananza da ogni interpretazione positivistica del moderno, che caratterizzerà nel dopoguerra una parte del modernismo non solo italiano, così come un'idea di tecnica in quanto fine, cioè di razionalità strumentale, anziché di razionalità illuminista. Nel 1945, al termine del conflitto, Ernesto Rogers torna in Italia, dopo aver organizzato in Svizzera, nei 2 anni di esilio, alcuni corsi di architettura, viene nominato per un tempo molto breve direttore di Domus al posto di Ponti, che era considerato un collaborazionista, aggiunge subito a Domus il sottotitolo La casa dell'uomo, dichiarando fin dal primo numero insieme lo sforzo di aprire ad una cultura internazionale del moderno l'Italia e quello dell'impegno civile dell'architettura di fronte alla ricostruzione democratica del Paese. L'ostilità nei suoi confronti da parte dell'establishment universitario si rivela subito e durerà sino alla sua nomina a professore al corso di caratteri stilistici costruttivi dei monumenti al Politecnico di Milano nel 1952, dopo 7 anni. Rogers diventerà professore di ruolo di progettazione solo nel 1964, 5 anni prima della sua morte. Qui mi dovete scusare, ma anch'io devo aprire una parentesi personale. Deluso forse, anzi certamente, ingiustamente dall'insegnamento universitario,
Io nel 49 abbandonai la scuola per lavorare per 2 anni proprio allo studio BPR, dove incontrai per la prima volta Rogers, che tornava da una serie di insegnamenti e di conferenze sia nell'America del Nord che nell'America del Sud. E lavorai a una prima ricerca proprio intorno alla preparazione del progetto dell'attore Velasca, una raccolta di esempi di attori medievali. Poi nel 1951 collaborai insieme con un mio carissimo amico, che è stato con me per molti anni, che è l'architetto Stoppino, al padiglione della Triennale, che si chiamava La grandezza, la misura dell'uomo, grandezza e misura dell'uomo. E divenne nel 1952 suo assistente a scuola e redattore della nuova Casabella Continuità. Nello studio di Via dei Chiostri, come è già stato ricordato, si poteva incontrare tutto il mondo: Alvar Aalto, la moglie, Aino, Walter Gropius, Corbusier, ma anche degli artisti come Calder, per esempio, Fontana, Steinberg, e nella sua casa, quando andavo a colazione da Rogers, in via Bigli, molti uomini della cultura italiana ed europea, da Adriano Olivetti a Montale, che abitava nella stessa casa, da Bernard Rudowski a Siegfried Gideon. E devo ricordare che ancora in tutti gli anni 60 la libreria Einaudi di Milano, disegnata proprio dai BPR, rimase ogni sera verso le 19, con la regia di Vittorini, il luogo di ritrovo e di dibattito della migliore cultura italiana. Nel 1951 io avevo partecipato come studente, appunto sotto la protezione di Ernesto Rogers, al CIEM di Hoddesdon. Rogers era diventato vicepresidente del CIEM. E il CIEM aveva come titolo, il CIEM di Hoddesdon, come tutti probabilmente molti ricordano, The Core of the City, e dove il tema del rapporto con la tradizione storica, cioè dei contesti, della disciplina dell'architettura, fu al centro del dibattito e dove ebbe occasione di incontrare quasi tutti i grandi maestri del movimento moderno e della storiografia del movimento moderno. Bisogna anche qui sottolineare che per Rogers il concetto di preesistenza ambientale non è affatto risolubile in termini stilistici, è invece soprattutto un problema di principi e di metodo contro lo stile. Ciò che non esclude però in nessun modo il valore significativo della forma architettonica. Corrisponde soprattutto all'idea di aprire un dialogo con i modi di guardare la storia dal punto di vista della cultura contemporanea, anzi di inserire il materiale della storia in questa, a partire proprio da una critica alle condizioni politico-sociali specifiche di ogni attualità. Tutto questo fu al centro del dibattito anche sulla nuova Casabella Continuità, con diversissime interpretazioni dal 52 fino alla chiusura piuttosto brutale che avvenne nel 64 con la vendita della rivista a un altro gruppo editoriale. La storia di quei 12 anni della rivista attraversa un periodo di fasi molto convulse di dibattito sia nazionale che internazionale. Il primo assetto della rivista è già stato ricordato. Il primo assetto redazionale era composto da De Carlo, da Zanuso, da me, ed è chiaramente rappresentato sin dal primo numero dagli interessi che sono esibiti, quelli tecnologici, quelli antropologici della cultura popolare, del problema del realismo critico, connessi tra di loro proprio dalla continuità dello sguardo internazionalista di Rogers sulla tradizione del moderno. Nel 1956 De Carlo ha abbandonato un po' polemicamente la rivista, considerata un po' troppo formalista, ed è nato un comitato di redazione con la presenza di alcune persone, tra cui io ricordo particolare affetto Giulio Carlo Algan, di cui è stato anche celebrato a Roma poco tempo fa il centenario, ed Enzo Paci. Giulia Banfi diventa la segretaria di redazione, Gaio Lenti si occupa dell'impaginazione, entrano in redazione e io ho assunto la responsabilità di questa redazione. Poi, col numero 215 nel 57 e col famoso articolo di Rogers, Continuità e crisi, comincia una collaborazione molto più ampia con tutta la mia generazione, Rossi, Canella, Tentori, Semerani, Grassi, che sono stati già ricordati, e infine anche col gruppo romano di Aimonino e di Manfredo Tafuri. E anche i dibattiti sul tema di questo problema della presidenza ambientale all'interno dello stesso movimento di studi di architettura di Milano, all'interno dell'MSA.
Enzo Pace frequentava con una certa regolarità la redazione della rivista e le sue critiche positive agli entusiasmi della redazione ai tempi della pubblicazione d'Italia, i primi scritti di Adorno sul pensiero negativo a tutto il problema della sinistra al di là del Partito Comunista, o dell'interpretazione fenomenologica degli scritti di Argan sul Bauhaus, prolungavano le ore di discussione fino a molto tardi alla sera. E contemporaneamente sia Rogers che io abbiamo anche collaborato con la sua rivista, Out Out, una rivista di filosofia. La redazione di Rogers con Paci, oltre che con la filosofia di Dewey, che per lui era una fonte molto importante, meriterebbero una riflessione molto ampia, ma qui non si può condurla, evidentemente occuperebbe un tempo molto importante. Quello che però voglio far rilevare è che il tipo di relazione che Rogers ebbe sempre con la filosofia, un materiale che da lui era considerato indispensabile, come altri di diverse culture e discipline, come la letteratura, come la poesia, era però utilizzato con una grande prudenza, senza prendersi mai per filosofo, come è purtroppo avvenuto sovente negli scritti degli architetti degli ultimi 30 anni. Credo che tutto questo fosse la radice del tipo di continuità a cui fa riferimento l'interesse di Casabella di quegli anni, non solo in quanto critica positiva dei principi del progetto moderno, ma anche nei confronti di un nuovo sguardo sulle generazioni del maestri dei maestri del movimento moderno, da Berns a Van de Velde, che è già stato ricordato e che con Rogers siamo andati a trovare in Svizzera, 92enne, da Loos a Berlage, a Wagner, a Perret. Cioè era una ricerca di un'analisi delle ragioni per le quali questa generazione era riuscita a connettere modernità e società, cosa che non era riuscita al razionalismo italiano, e non solo al razionalismo italiano, della generazione successiva, quella dei maestri. Insieme a questo si era anche sviluppato un autentico processo di revisione, naturalmente una revisione ben diversa da quella che faceva Zevi in quegli anni, della storia complessa della tradizione della modernità, con l'obiettivo di ritrovare anche le ragioni di una continuità altra, più ricca della storia moderna, per la quale Rogers provava continuamente un vivo interesse, una viva curiosità. In generale, pur senza farsi storico, restando profondamente e sempre architetto, il dibattito con i grandi storici del moderno, e prima fra tutti con Gideon, a cui a Harvard e a Zurigo ebbe il privilegio anch'io di assistere, non fu solo per Casabella, ma per il lavoro di architettura di Rogers e per BPR, un elemento assolutamente portante. Dopo il conflitto, il primo lavoro ben noto di BPR è quello del monumento ai caduti in campi di concentramento, un omaggio, diciamo, un vero omaggio a Banfi e a Pagano. E sul piano della forma si tratta anche di riaffermare le connessioni con le radici costruttiviste, più rigide, più precise e più ampie del movimento moderno. Poi, all'inizio degli anni 50, sono numerosi gli interventi a Milano sotto il segno di quella ricerca di una compatibilità necessaria tra i principi del moderno e le preesistenze ambientali, cioè un ampio senso della relazione critica con la storia, ancora una volta, e con la geografia dei luoghi, proprio a partire dal presente, culminato poi nella costruzione nel 58 della Torre Velasca e del Museo del Castello. Io voglio ricordare insieme questi due grandi monumenti che sono veri due omaggi alla città di Milano, ma anche la messa in opera di un'idea di architettura come costruzione, un deposito di fatiche, di tentativi che si può paragonare un po' alla complicata storia della creazione difficile del Duomo di Milano, con le grandezze, le incertezze e le contraddizioni che hanno caratterizzato la vita di tutti questi monumenti. Nel 1955 Rogers aveva scritto un piccolo libro molto significativo anche per l'architettura dei BPR su Auguste Perret, e nel 1958 aveva pubblicato Esperienze di architettura, che credo sia il suo testo più completo e che meglio rappresenta il suo pensiero. Poi nel 68 i suoi editoriali di architettura sono raccolti in un volume dall'editore Einaudi. Prendere partito, rischiare sempre un'opinione che dall'architettura si confrontasse con il mondo circostante come un'azione di trasformazione per mezzo degli strumenti della cultura costruita dalla tradizione della modernità.
fare e scrivere della pratica dell'architettura artistica, dell'architettura e della sua storia, procedere da un dover essere degli intellettuali come capacità critica nei confronti dello stato delle cose. Questi per me sono i caratteri dell'opera di Ernesto Rogers e per noi del suo insegnamento e di quello delle opere dei BPR. La coscienza cioè di una creatività, mi dispiace che questa parola è stata sciupata oggi, è talmente diffusa, si applica a qualsiasi cosa in modo superficiale, ma della creatività come modo di essere, della modificazione. Tutti, egli diceva, abbiamo un maestro anche se lo neghiamo, tutti cioè siamo comunque nella storia per andare oltre, proprio oggi quando siamo ben lontani dal possedere un dover essere chiaro come quello che Rogers chiamava l'utopia della realtà, a cui aveva dedicato un volume di scritti in collaborazione con i suoi assistenti all'Università di Milano. Ma sopra di ogni altra cosa vi è nel suo pensiero il tema della convinzione che il dovere dell'intellettuale architetto, anche se certo l'architettura era per lui pienamente una pratica artistica, è soprattutto nei confronti della propria disciplina, ma che essa è a sua volta, nella sua forma concreta, modo di accedere al mondo, di farne parte, di trasformarlo, assumendo con piena coscienza anche la responsabilità collettiva del proprio agire architettonico come materiale preminente del progetto. Che l'idea di mettere in relazione, di rapporto tra teoria e prassi, fosse poi alimentata e resa teoricamente più rigorosa dall'amicizia proprio con Enzo Paci, è assolutamente evidente. Una qualche cosa in cui la condizione di tensione politica e culturale aveva a che vedere. E non vi è dubbio che queste tematiche dominassero poi, come si è visto, tutta la politica culturale di Casabella tra il 52 e il 64 e fossero la ragione della sua apertura nei confronti delle inquietudini delle giovani generazioni come la mia in quel momento. Ciò che era importante per Rogers era proprio la messa a confronto con aperta curiosità verso queste riflessioni, con le nuove inquietudini della cultura e della società internazionale a cui egli non cessò mai di fare riferimento secondo i principi di un internazionalismo critico di tradizione europea assai diverso da ogni idea della globalizzazione. È proprio questa capacità di porsi di fronte al problema specifico senza pregiudizi, anzi questa capacità di sospensione del giudizio in senso husserliano, ad aver fatto di Rogers un grande maestro, in grado di cogliere e promuovere talenti diversi e rimanere per essi un punto di riferimento anche tra personalità molto distanti fra loro all'interno della mia generazione. Ma io spero non solo all'interno della mia generazione, ma anche dopo la mia generazione. Grazie.